Buongiorno e bentrovati, appuntamento con la nostra informazione che si apre con quanto avviene alla Regione Siciliana e nello specifico sul rinnovo o le proroghe dei commissari straordinari nelle 9 ex province. Ci colleghiamo con la redazione palermitana di Blog Sicilia dove c'è per noi Mallio Viola. Non sono stati rinnovati i commissari delle ex province regionali della Sicilia. Sono scaduti il 31 dicembre per effetto del mancato avvio della norma che riformava proprio il settore, che è stata però impugnata dal Consiglio dei Ministri. Il 29 novembre dovevano esserci le elezioni, elezioni che non si sono svolte, dunque il 31 dicembre sono scaduti i commissari straordinari delle ex province. Se non verranno rinnovati, come la legge prevede, per i prossimi 6 mesi si bloccheranno anche tutti i servizi. Fra questi ci sono a rischio i servizi per i disabili delle scuole del Ragusano, ma anche i servizi spalaneve sulle Madonie, l'avvio e la gestione degli impianti sciistici di Piano Battaglia e tanti altri servizi. Un problema che la politica deve affrontare, ma c'è scontro dentro la maggioranza per scegliere proprio questi commissari. Anche il 2015 si conclude con un saldo negativo relativamente alle natalità e alle chiusure delle imprese siciliane, una stima che ha effettuato Confesercenti Catania e ci dice tutto Sabrina Francalazza. Sicilia maglia nera per mortalità di imprese. A Catania, la vecchia Milano del Sud, ne chiudono 4 al giorno. Sono 4.949 le aziende chiuse in tutta la provincia nel 2015. Secondo le stime dell'Osservatorio Confesercenti Nazionale, la Sicilia è la regione ad aver messo a segno il saldo peggiore tra aperture e cessazioni di attività negli ultimi 5 anni. Il settore che ha sofferto di più è il commercio, a seguire l'industria, l'edilizia e i trasporti. Un crollo meno grave di quello registrato nel 2014, ma comunque numeri inferiori alle aspettative di ripresa. Il leggero calo delle imprese che hanno chiuso perché non hanno resistito alla crisi viene annullato dalla frenata delle aperture. Una vera e propria desertificazione che ha interessato tutto il territorio nazionale, in particolare la Sicilia. Secondo Confesercenti Catania, fare impresa fa ancora paura e la lieve ripresa dei consumi non basta a dare coraggio agli aspiranti titolari di azienda, terrorizzati da una fiscalità cresciuta quasi costantemente negli ultimi anni, dal costo degli affitti e dallo stato in cui versa il centro storico. L'Associazione dei commercianti auspica molta più attenzione e considerazione a livello amministrativo. E siamo alla politica, poche ore dall'espulsione del sindaco del Movimento 5 Stelle messinese, il primo cittadino della città gelese ha annunciato che farà ricorso, ma intanto dal Partito Democratico il segretario regionale Fausto Raciti invoca nuove elezioni. Sentiamo. A poche ore dall'espulsione dal Movimento 5 Stelle, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, non si scompone e fa ricorso. Non mi ha chiamato nessuno, nessuno mi ha mai chiesto spiegazioni, ammette il primo cittadino finito sotto processo da parte di consiglieri, assessori e di mezzo meetup locale per la sua gestione poco ortodossa rispetto alle regole del Movimento. Lo stesso messinese accusa i vertici di latitanza e precisa se c'è stata per mantenere la libertà di gestione è un merito, ma se invece per poter abbandonare un sindaco che crede nel movimento, allora è un'altra cosa. Intanto il segretario regionale del PD, Fausto Raciti, dice che a Gela occorre andare alle urne. Messinese faccia un passo indietro, Beppe Grillo e Giancarlo Cancellieri chiedono scusa agli elettori per quello che hanno combinato in questa città. Daniele Capuana, ex assessore provinciale di Catania, si è dimesso da tutte le cariche che aveva nel Partito Democratico. Capuana, in una lettera al segretario regionale del partito, Fausto Raciti, sottolinea come la sua decisione sia sofferta ma inevitabile. In 6 anni di militanza dentro il PD scrive: «Sono stato contattato in occasione delle varie elezioni comunali, nazionali, europee, come se fosse un magazzino di voti senza diritto di parola». C'è un contenzioso per l'affitto di un immobile dietro l'aggressione, con tanto l'inseguimento e rissa all'interno della caserma di Palagonia dei Carabinieri, avvenuta sabato scorso. Ci dice tutto Francesca Glieri. Un inseguimento a colpi di bastone con tanto di aggressione è degenerato in rissa nel piazzale della caserma dei Carabinieri. È accaduto sabato sera a Palagonia, Grosso Centro, in provincia di Catania. 3 persone, lo zio e 2 nipoti, accusate di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa, sono state arrestate e rinchiuse nel carcere di Caltagirone. Le 2 vittime, un uomo di 28 anni e uno di 41, hanno cercato aiuto e si sono rifugiati in caserma, dove gli aggressori hanno anche bastonato un carabiniere. Alla base della lite, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, c'è un contenzioso per l'affitto di un immobile.
Paura ieri sera all'aeroporto di Catania-Fontanarossa dopo, secondo le testimonianze riportate da diversi quotidiani online, un uomo sarebbe andato in escandescenza perché sarebbe voluto salire a bordo di un aereo diretto a Milano pur non essendo provvisto del regolare biglietto. Sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari dell'aerostazione di Catania. Era questa l'ultima notizia, l'appuntamento con la nostra informazione rinnovata alle prossime edizioni, ma continuate a seguirci anche sui nostri giornali online di riferimento. Buona giornata. La Regione Sicilia dimentica di rinnovare il mandato ai commissari per gestire le ex province siciliane che è scaduto il 31 di dicembre. Si perdono 9 posti di lavoro. Crocetta vaga per le stanze della Regione alla ricerca di Checco Zalone urlando «Guovato! Guovato!» per non perdere il posto fisso.